FIFA International Roulette. Questa è la rosa della squadra. Calendario delle prossime partite. 32esimi di finale. Pierluigi Pardo e Stefano Nava sono prontissimi, siamo prontissimi e vi diamo il benvenuto a questo nuovo incontro di Coppa. Ciao a te Pier, buongiorno a tutti. Siamo pronti per raccontarvi le emozioni di questo match tra Bolivia e Uruguay. Spesso si sollevano polemiche, almeno qui da noi, per le partite che finiscono in vere e proprie goleade. Penso a un Roma-Catania 7-0 del 2006 con qualche polemica nei confronti di Spalletti. Qual è il tuo pensiero? Rispettare gli avversari non significa smettere di giocare. Nei campionati esteri assistiamo spesso e volentieri a goleade e mi sembra che nessuno dica niente. Può capitare a volte di prendere un'imbarcata, fa parte dello sport. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. La scelta del mister è caduta sul 4-4-2, non vuole rinunciare ad attaccare, ma farlo evidentemente con giudizio, senza scoprirsi troppo. È comunque un modulo che può essere variato facilmente in corso d'opera, ad esempio alzando o abbassando i due esterni di centrocampo all'occorrenza. Ecco la grafica che ci mostra subito la formazione dell'Uruguay. Hanno optato per il 4-3-3 classico con due attaccanti rapidi e una punta centrale di peso. Il pistolero Luis Suarez proverà anche oggi a fare cose importanti e magari anche a trovare la via del gol. La sua presenza in campo è quasi sempre garanzia di gol e spettacolo. Vediamo se sarà così anche per questo match. Cavani. Occhio al tiro di Cavani. Palla che termina largamente sul fondo. Ecco il tiro! Stava per segnare un gol di quelli che non si vedono spesso, se non fosse stato per i pali. Ah, che meraviglia! Un mix tra coordinazione, potenza, eleganza e un pizzico di sana follia. L'Axalt. Uruguay che scende in campo con i favori del pronostico. Il match di oggi è però ovviamente equilibrato. Non devono farsi condizionare troppo dall'idea di essere favoriti. Avranno sicuramente più pressione addosso rispetto agli avversari, ma resta... Pallone profondo, pericoloso. Hanno trovato il gol del vantaggio, vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo.
Si aprono spazi invitanti. Cavani può avanzare, c'è spazio. Se ne può andare adesso. Cavani! Intervento provvidenziale del difensore. Si chiudono così i primi 45 minuti. Risultato di 1-0. Vorrei da Stefano Nava un giudizio su Luis Suarez, una valutazione su questo primo tempo. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Calcio d'inizio del secondo tempo è per l'Uruguay. Torreira! Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. Occhio al pallone filtrante. Gran palla per Suarez. Luis Suarez, il pistolero non sbaglia. Ha trovato due gol, ha confermato la sensazione di essere in grande forma. Gli avversari devono marcarlo meglio. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Prova di sostanza per il pistolero Suarez, decisivo come sempre. Era sicuramente tra gli osservati speciali e a guardare le statistiche sui tiri in porta e sui gol fatti si capisce perché. Un vero e proprio incubo per la difesa avversaria. Servito bene Cavani. Gol annullato, ma di fatto l'arbitro aveva già fermato l'azione per la segnalazione dell'assistente. Il giocatore non deve essersi accorto del fischio e ha proseguito l'azione. Sorprendente, se vogliamo, la scelta del tecnico di inserire un altro attaccante. Molti qui in tribuna si aspettavano un cambio più prudente. E invece ha stupito tutti con questa mossa. Vuole tenere la squadra sulla corda per evitare pericolosi rilassamenti prima della fine. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Palla interessante nello spazio. Può metterla da lì. Pericolo, palla in gioco. Giocatori che esultano giustamente per questo successo. Vincere in Coppa non è mai semplice, visto anche il livello degli avversari. Se lo meritano, Pierre. Hanno stretto i denti quando c'era da soffrire e ora possono raccogliere i frutti della loro prestazione. Stefano, come giudichi la prova odierna di Luis Suarez? E due gol per lui che hanno deciso il match in favore della sua squadra. Può essere più che soddisfatto della sua prova maestosa. Benvenuti a questo appuntamento con la Coppa, l'adrenalina, il fascino di questa competizione. Un saluto da Piero Gipardo e Stefano Nava. Match che sta per avere inizio, si affrontano Camerun e Bulgaria. Enjoy the game. Il doping nello sport è un fenomeno che inevitabilmente coinvolge anche il calcio, anche se va detto che i casi accertati si contano davvero sulle dita di una mano.
Qual è il tuo pensiero a riguardo, Stefano? Personalmente non ho mai creduto che l'assunzione di sostanze vietate possa migliorare le prestazioni di un giocatore al punto da trasformarlo da un brocco a un fenomeno. Magari possono aiutare a correre di più e a sentir meno la fatica. Ma se uno è scarso, Pierre, rimane scarso. Occhio al tiro. Risultato che si sblocca subito dunque, grande partenza. Hanno sorpreso la difesa avversaria attaccando fin dai primi minuti, pazzesco. Che ritmo! E questo gol potrebbe cambiare il tema tattico della gara. È un gol questo che li ripaga per tutti i loro sforzi. Non poteva sciupare questo cross perfetto dalla fascia. Ah, che delizia, che raffinatezza, che spettacolo. Assist davvero perfetto, bisognava solo metterla dentro. È stato un gioco da ragazzi mettere il pallone oltre il portiere avversario. Dici bene, Pier, questa rete è di sicuro il frutto di qualche lunga sessione d'allenamento. Corner battuto in mezzo. Matip! Non fortunato qui l'attaccante, conclusione che finisce fuori di poco. Peccato, aveva sfruttato al meglio questa azione da calcio d'angolo e mancato solo il gol. Pericolo, ecco il tiro. C'è la verticalizzazione. Prova dalla distanza. Conclusione che non ha creato problemi al portiere, ha calciato da distanza siderale, mancando completamente il bersaglio. Sperava fosse il suo giorno fortunato, meglio lasciarsi alle spalle questo tentativo alla svelta. Buona l'intuizione qui, palla verticale, attenzione. Intervento provvidenziale del portiere. Palla in out, calcio d'angolo. E finisce qui il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. Ha disputato una buona prova nei primi 45, certamente fra i migliori. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Comincia ora il secondo tempo. Guadagna metri verso l'area. Prova a far partire il tiro. Choupo-Moting. Palla sulla traversa, poi ancora in campo. Palla verso il centro della Aboubakar. C'è tutto il loro orgoglio, il loro spirito di battaglia nel gol che vale il pareggio. Loro non mollano. Partita bellissima, equilibrata, combattuta. Penso che anche il pubblico sulle tribune e quello a casa si stia divertendo oggi. Era un'occasione davvero troppo importante per lasciarsela sfuggire, non l'hanno sprecata. Questo è un gol spettacolare, mi piacciono molto i gol di testa, grande precisione, grande stacco, grande tempismo. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. Corner battuto in mezzo. Basso Gog. Ed è gol! Rete! Gli sono bastati pochi minuti per lasciare la sua impronta sul match. Mai cambio fu più azzeccato. Grande caparbietà, hanno voluto davvero questo gol con tutte le loro forze. Grande libertà per lui, grande colpa per i difensori. Ha capitalizzato al meglio. Calcio d'angolo, battuto dal compagno. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. C'è un doppio cambio. Attenzione! Risultato finale è dunque di 2-1. Sono scesi in campo con un solo obiettivo, vincere. L'hanno raggiunto e possono, credo, essere davvero molto soddisfatti. Soprattutto possono essere soddisfatti della prova. Hanno saputo reagire nei momenti più delicati del match. Buona oggi la sua prova, tra i migliori in campo della sua squadra.
Prestazione decisamente positiva la sua oggi, la ciliegina sulla torta del gol partita. Risultati della giornata.